Via Progresso, abitazione di Elizabeth. Vita in Puerto Plata. Si è seccata anche l'acqua. Io. Butta l'acqua. Si è seccata la pompa, ma là? Non va. Allora, guarda ragazzi. Quella è la doccia. Qui ci sono non una, non due, ma ben tre manopole dell'acqua. Non è come in Italia che ce ne sono due, no? E fanno tutte e due. No, qui ce n'è tre e la doccia lassù, no? Allora, guarda. Adesso perché non si è seccata la pompa, sennò perché qui prende l'acqua del pozzo. La prima comunque non buttava, io perché ma chi butta perché l'acqua non c'è più. La seconda non butta, la terza buttava, ma no sopra, sotto. Praticamente per fare la doccia devi alzare 10 cm. Infatti la prima volta che ho fatto la doccia sono rimasto merda. Vabbè, l'acqua fredda, normale. Ah, una serranda, guarda come si apre. La serranda. Non c'ha nevetti qua. Non c'ha nevetti, guarda. Sono guardato a stappare lo spumante. Lo si rompe, prima di andare chiuso, se posso chiudo. Oh, Davide. Davide, Repubblica Dominicana. Ah, la fai vedere la porta? Fai vedere la porta, ma sta gente. La porta? La porta? Se un praticamente in chiave da dentro, ma vedi, ma qui c'è la serratura, no? E qui devo mettere, ho messo la serratura. Dop, da fuori, se Davide vuole entrare, fa un po' vedere Davide come entri. Io ho detto, oh, io ho detto, ma Davide, sti giorni, ma come fai se loro chiudono da dentro, no? Come fai a entrare da fuori? Guarda, fa un po' vedere come fai, ho detto, fai così, la spacchi, guarda, non ci vuole. Ah, sì, dai. Lui, vedi, deve sto straccio, poi c'è un bug, ma lì, vedi. Beh, perché devo cambiare anche la casa comunque. E niente, poi ci sono mette stracci. Dove vai io? Dove andai? Pia il caffè dalla Coli, ma che ci dormiva io? Stanotte dormizza la nera, ieri c'è una bianca, l'altra sera c'è una bionda. Ma qua c'è una puzza da fogna castrozza. Cioè, allora, aspetta. Faccio vedere, ma fa male ancora lei? Come lo fa? Aspetta, fa vedere l'acqua. Che acqua? L'acqua. L'acqua del gallone. Ah, qua c'è le bottiglioni così. Chi è? Porco Dio, ma chi è l'acqua? Non c'è niente bottiglie, ragazzi. No, no, va bene. No, no, perché c'è la luce? Tanta leggera per spostarla. Questo è il gallone d'acqua. Praticamente, se voi vedi, prendo il gallone, alzarlo, che pesa 18 kg. Metterlo in questo recipiente qui. Dove è? È nel bagno, il recipiente nel bagno. È una madosca. Ma lo stomaco ancora. No, ma le altre le faccio. No, vabbè. Qui c'è il, praticamente questo è lo stanzino che si cucina. Lo stanzino per cucinare. C'è una puzza di fogna che strozza, ma dove sembra cucinare sopra la fogna. Sopra questo è il gas. Questo per noi a casa ce la vanno i panni. Sal sapon e la tavola mangio, che ci vanno da mangiare. Non mi dica il profumo che c'è perché me lo posso solo far vedere dopo, però non mi dica. Ah, ma chi ci dormiti io dentro? Ma sì, ma sì.
Questa Davide te l'hai comprata quella piccola? Anche ragazzi, è una vita un po' diversa, difficile, però uno si abitua, ma molto più tranquilla. Questa è la gas che esplode, c'è una bombola del gas, l'acqua, la pompa, vedi, c'è l'acqua per l'acqua del tubo per fare la doccia, così c'è il pozzo, questo è il tubo e questo qui c'è il pozzo, che oggi si è seccata la pompa perché ho fatto l'acqua più, la doccia più lunga del solito, allora si è seccata il pozzo. Adesso tocca chiamare Agua Ernesto, si chiama Agua Ernesto, che è un salcame, un carimp. Quanto costa il pieno dell'acqua, Davide? 3-4 euro. 3-4 euro. Dai, andiamo a fare un giro, va.